Calcoliamo quindi la densità del nostro cilindro d'alluminio. Massa diviso volume. La massa l'avevamo misurata all'inizio con la bilancia elettronica, aumentando l'incertezza da un centesimo di grammo a un decimo di grammo. Il volume prendiamo quest'ultima misura fatta con il calibro decimale. Questa misura qua, qui naturalmente ho sbagliato, sono millilitri, e il risultato di questo rapporto, la densità, è questo valore. C'è da calcolare l'incertezza, come al solito si applica la propagazione degli errori, rapporto è una divisione, quindi bisogna sommare gli errori relativi, quello della massa 0,1 diviso 49,6, quello del volume 0,2 diviso 17,4, la loro somma 0,0135 è l'errore relativo sulla densità. Vediamo che è un errore di poco superiore all'1%, quindi la misura è molto precisa. Cioè abbiamo misurato la densità di questo materiale, cioè l'alluminio, con circa l'1% d'errore. Dall'errore relativo passiamo all'errore assoluto, moltiplicando come al solito per la densità, viene fuori di nuovo l'unità di misura, perché gli errori relativi non hanno l'unità di misura, ma gli errori assoluti sì. E questo è l'errore sulla densità, l'incertezza assoluta. Quindi la misura finale è il valore della densità che abbiamo trovato prima, più o meno l'incertezza. Togliamo le cifre in più, cominciamo dall'incertezza, quindi 0,04, una sola cifra significativa, due decimali anche nella misura, 2,85 grammi al millilitro. Purtroppo però il valore atteso, che è la densità dell'alluminio, 2,70 grammi millilitro, che si trova in internet e sui libri, non rientra nell'intervallo di incertezza. Infatti il nostro intervallo sperimentale è centrato in 2,85, poi va da 2,81 a 2,89. Noi quindi abbiamo trovato un valore sovrastimato, cioè abbiamo trovato un valore di densità superiore a quello atteso. Una possibile spiegazione è che quando abbiamo misurato la massa di questo cilindro non abbiamo tolto la cordicella, quindi abbiamo misurato un valore superiore di massa rispetto a quello vero, perché ci ha compreso in questo valore anche la massa dello spago. Dopo vedremo tra un po' qual è la massa senza lo spago, cioè togliamo lo spago e di nuovo eseguiamo la misura di massa del cilindro. Se invece avessimo svolto tutti i calcoli della densità utilizzando la misura di volume ottenuta con il righello millimetrato, che era 17,5 più o meno 1,0 millilitri, allora rifacendo identico tutto il procedimento che abbiamo appena visto, troveremmo 2,83 grammi millilitro, un valore molto simile di densità, ma un'incertezza più grande, 0,17 grammi a millilitro, lasciamo due cifre significative. E quindi l'intervallo va da 2,67 a 3,00. Stavolta la misura di densità è meno precisa, c'è un errore del 6% circa. Basta dividere 0,17 diviso 2,83 e moltiplicare il risultato per 100 per ottenere l'errore relativo percentuale. Ma soprattutto stavolta il valore atteso, 2,70 grammi al millilitro, rientra nell'intervallo di incertezza, che comunque sembra una misura sovrastimata, in quanto l'intervallo è tutto spostato verso valori maggiori rispetto al valore atteso.